Molti fratelli hanno inviato la notizia da diversi giornali sui pesci, pesci vivi trovati nel Mar Morto. E questi giornali dicono che sia vera la profezia biblica di Ezechiele. Quindi adesso rispondiamo a Roberto, Attilio, Giuseppe, Elisabetta, Jochen, Elena, Roberto, Adriano, Alfredo, Cristiano, Antonella, Lucia, Alessandro, Desiree e Uè, credo tanti altri di voi. scusate se sono pochi, eh? E tanti altri che forse si chiedono: ma cosa significa questa notizia è veramente? perché i giornali se ne parlano, quindi qui, caro mio, se anche gli atei, un giornale anticristo come la Repubblica, parla di queste cose, vuol dire che è una cosa seria. Quindi rispondiamo a voi tutti e vi ringraziamo per le notizie che ci avete inviato, così non abbiamo dovuto andare a cercare su internet, era tutto già presentato bene. E è una cosa molto interessante per tutto il mondo, per questo ne parlano tanto, perché il Mar Morto si sa che è molto salato, ha una salinità di 33%, cioè si dice che è quasi 10 volte di più di un mare normale. Della salinità dell'oceano o un mare normale. È per questo che è molto strano trovare pesci vivi in questo Mar Morto. Allora, studiamo la profezia di Ezechiele che ne parla. Perché molti giornali solo dicono che Ezechiele ha profetizzato, però non danno le referenze bibliche, e quindi io personalmente non sapevo ma dove dice Ezechiele su questo e cosa dice esattamente. E i giornali lo interpretano bene? Perché non si sa mai. Però ci sono stati alcuni giornali che hanno menzionato anche le referenze bibliche. Io non li ho studiati perché mi basavo su fratello Giuseppe che farà uno studio completo e capirò anche io. Insieme ai fratelli che ascoltano, capirò anche io, spero. Allora, ai pesci sul Mar Morto. Allora, vuoi leggere, cominciamo, leggiamo qualche giornale? Allora, comincia dalla Repubblica, va? La Repubblica, pesci nel Mar Morto come nella Bibbia e la profezia di Ezechiele. Immaginare vita nel Mar Morto non è cosa semplice, soprattutto per chi ha oscuro presagio di una profezia biblica raccolta da Ezechiele, per cui al ritorno della vita in quell'area sarebbe corrisposta la fine del mondo. Ok, quindi qui la Repubblica parla della fine del mondo, che ci credono o non ci credono, questi non sono cristiani, quindi però, sai, l'ateo è nei guai quando si cominciamo a parlare di. Perché l'ateo, i giornali atei come la Repubblica non hanno risposta alla morte. Cosa c'è dopo la morte? Cimitero, i fiori, è tutto lì, una statua se sei famoso. Quindi lì. Ci vuole Gesù e loro brancolano, cercano il messaggero, pesci nel Mar Morto. Il messaggero, pesci nel Mar Morto, come nella profezia di Ezechiele, presagio alla fine del mondo. Un fotoreporter israeliano sostiene di aver scoperto tra delle dolline d'acqua dolce che si affacciano sul Mar Morto delle forme di vita precedentemente inesistenti nella regione inospitale. L'esistenza di pesci nel Mar Morto è una realtà che sembra contraddire le leggi della natura ed è per questo che Bedein ha dato una spiegazione mistica al fatto e in particolare vi ha riconosciuto l'avverarsi di una profezia di Ezechiele. La profezia vuole che acqua dolce proveniente da Gerusalemme avrebbe riportato la vita nel Mar Morto. Amen. Quindi sapete, una dolina sarebbe. Cos'è una dolina? Le doline sono come delle sacche d'acqua, come delle depressioni nel mare, nei fiumi, cioè si usa questo termine. Quindi si sono formate come delle sacche di acqua dolce. Da dove arriva questa acqua dolce? Cioè con tutto il sale che c'è. L'acqua che giunge dal Giordano ci si mischia e diventa salata. E quindi è una cosa strana, stranissima, fino adesso non è mai successo, e i pesci non possono vivere in tutto questo sale. Sa. Tu sai che il sale, troppo sale ti uccide, un pochettino nel piatto che mangi, nella minestra va bene, ma no, se mangi solo sale ti uccide. Allora, cosa chiede? Anche Desiree aveva una domanda? Sì, sullo stesso soggetto, Desiree ha una domanda. Dice: Pace fratelli, una cosa riguardante questa profezia. Nel giornale viene riportato questo versetto in particolare, dove c'è la parola: Ho
quelle acque escono dal santuario. E cosa significa? Da riferimento al terzo tempio? O a cosa? Grazie per la risposta in anticipo, vi voglio bene. Certamente, grazie Desiree, Dio ti benedica. Certamente queste acque non vengono dal santuario, perché Angela? Perché non c'è un santuario in Gerusalemme. Perché ancora non c'è santuario. Per questo lei dice, da riferimento al terzo tempio? Non adesso, diventerà. Queste acque adesso vengono, non si sa, non si sa come. Ah, ok. Ora facciamo un riassunto di questa profezia così che si possa capire più facilmente di cosa si tratta. Allora, primo passo, Dio farà uscire dal Tempio di Gerusalemme dalle acque. Secondo, il Tempio ancora non c'è, ma in base alle profezie dovrà essere costruito presto. Terzo, le acque che usciranno dal Tempio, cioè da sotto il Tempio, risaneranno e daranno vita ai pesci del Mar Morto, dove fino ad ora non c'è stata nessuna forma di vita. Sto facendo un riassunto di cosa parleremo, di dove andremo e di punti che cercheremo di chiarire, così che la gente sa dove che stiamo andando, perché è molto complicata questa la cosa, quindi ho pensato di fare un riassunto all'inizio, così che i fratelli sapranno di cosa stiamo parlando. Allora, i pesci stanno cominciando a rivivere nel Mar Morto, e questo è considerato da tutti gli studiosi un fenomeno e un segno del tempo della fine, e cioè noi sappiamo che vuol dire Gesù sta tornando, i giornali non lo sanno. Va bene, andiamo alle profezie in dettaglio. Aprite la Bibbia, fratelli, al capitolo 47 di Ezechiele. Grazie. Ok. Allora, questa profezia ha a che fare col Tempio. Il Tempio non c'è, ma credo che verrà, fra non molto, verrà costruito. Allora, il Tempio, questo Tempio, quanto tempo durerà questo Tempio? Il Tempio durerà tutto il millennio, va bene? Cioè, fino a che Dio, alla fine del millennio, non lo distrugga col fuoco, insieme a tutta la superficie del pianeta, con il diluvio di fuoco di cui parla in Apocalisse 20, verso 9 e 10. Apocalisse 20, versi 9 e 10, parla di che Dio distruggerà il pianeta col fuoco, alla fine del millennio. Allora, il Tempio, che sarà quindi il terzo, avendo Dio fatto distruggere, come sappiamo, i precedenti due templi, per quale motivo? I peccati di Israele. Quindi il terzo Tempio verrà costruito con l'approvazione di chi? Un personaggio che si chiama l'Anticristo. Lui approverà la costruzione del Tempio. Uh-huh. E questo sarà il segnale di cosa? Sarà il segnale che il patto dei sette anni dell'Anticristo saranno iniziati. Gesù torna quando? Dopo sette anni. E la tribolazione dopo quanto tempo? 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo, perfetto. Questo abbiamo studiato nel corso biblico, sì, ampliamente. Ora, siccome nella legge di Mosè Dio comandò agli ebrei che i loro peccati potevano essere perdonati solamente tramite il sacrificio continuo degli animali, come Paolo ha detto, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Mm-hmm. Quindi, come ha fatto gli ebrei in 2000 anni a farsi perdonare i peccati, è un mistero irrisolto. Mm-hmm. Ho conosciuto un ebreo sionista che bruciava i soldi come sacrificio. Se lui avesse avuto bisogno di aiuto, io l'avrei aiutato a livello bruciato per predicare il Vangelo. Mm-hmm. Comunque questi bruciavano i soldi invece di uccidere un animale. Sì. Vabbè, questa era loro. Allora, sacrificando gli animali veniva il perdono dei peccati. Va bene? Quindi è possibile che non appena l'Anticristo dà loro il permesso agli ebrei di ricostruire il Tempio, è possibile che gli ebrei lo riedificano, va bene, in fretta e furia, lo costruiscano in fretta e furia. Capisci? Non appena all'inizio dei 7 anni l'Anticristo dice potete costruirlo. Poi non è che ti darà, questo non sarà chiamato l'Anticristo, attenzione. Questo avrà un nome rispettabile. Sì, un politico. Cioè Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin all'inizio erano rispettabilissimi. Sì. Dopo sono diventati mostri, mm-hmm, storici. Allora, nella Bibbia chiama la bestia, l'Anticristo, il mostro, la settima testa del dragone. Però avrà un nome rispettabile, no? Onorevole qua e là. Allora, non appena l'Anticristo darà permesso a Israele di riedificare il Tempio, cosa farà Israele? Si lancerà in fretta e furia con tutte i bulldozer, le gru, le scavatrici,
o forse lo costruiranno a mano, perché lì non si può fare rumore intorno al tempio. Non so esattamente i dettagli, però la Bibbia proibisce di fare rumore. E lo faranno in fretta e furia. Perché? Perché si capisce che gli ebrei saranno in frenetica ansia di cosa? Di iniziare sacrifici continui, sacrifici giornalieri di animali, cioè gli stessi sacrifici che poi l'Anticristo farà. Cosa farà dopo 3 anni e mezzo? Fermerà i sacrifici. Li farà cessare, va bene, nel mezzo a 7 anni. Appunto, come profetizzato, sappiamo, Daniele 9,27. Mm-hmm. Daniele 9,27 profetizza che i sacrifici vengono fermati. Per questo motivo penso che il Tempio potrebbe non essere costruito secondo le misure che Dio dà, che Dio ha dato, ha profetizzato a Ezechiele riguardo al Terzo Tempio. Va bene? Perché in Gerusalemme c'hanno tutto pronto, i prefabbricati per costruire, tutto pronto. Però i prefabbricati che hanno non mi sembra che sono le misure che Dio ha dato a Ezechiele, misure grandissime. Dio ha dato ad Ezechiele istruzioni come costruire l'ultimo tempio del tempo della fine? Sì, ha dato le misure. Ezechiele capitolo 40 ti dà le misure di come il tempio deve essere, il terzo tempio. Ezechiele al tempo che il secondo tempio fu distrutto dai babilonesi, da Babilonia, dove Ezechiele era prigioniero, mi segui? Però si parla dell'ultimo tempio, questo è il terzo in Ezechiele, o si parla del secondo tempio? E non c'era il terzo, perché il secondo fu distrutto dai babilonesi. Quindi quando Ezechiele, in Ezechiele capitolo 40, prigioniero in Babilonia, riceve la profezia con le misure di come il tempio doveva essere, va bene, il secondo era già stato distrutto. Quindi, però durante i giorni di Gesù c'era un tempio in piedi? Sì, il tempio, sì, però non era delle misure che Dio gli dà. Non era la misura di Ezechiele? No, non sono le misure di Ezechiele. Ok. Capisci? Quindi non erano le misure di Ezechiele, e quindi sappiamo che non era quello. Ora, da quello che ho capito, non sono andato a Gerusalemme a misurare, da quello che ho capito però, i prefabbricati preparati per il tempio che è pronto per la costruzione, c'è tutto pronto, e hanno stimato che ci vorrà un tempo di 6-7 mesi. Va bene, la Bibbia ci dà, la Bibbia profetizza quanti sono i giorni che ci vorranno per ricostruire il Tempio. In Daniele 8 l'abbiamo studiato nel corso biblico, ci dà un tempo di 7 mesi e 10 giorni, e gli ebrei dicono 6-7 mesi, quindi ci siamo. Però queste misure non mi sembrano affatto quelle di Ezechiele 40. E allora com'è? Allora può darsi, così come il secondo tempio fu ampliato il secondo tempio, e così io credo che anche il terzo tempio sarà ampliato dopo. Cioè, prima gli ebrei lo costruiscono in fretta e furia, ci siamo? Che sì. Gli serve di corsa. Sì. Prima che l'Anticristo cambia opinione, prima che i palestinesi cominciano a lamentarsi, come faranno dopo, prima che gli islamici dicano no, non ci sta bene, di corsa fanno il tempio, di corsa. Va bene, però siccome questo tempio, vediamo in Zaccaria capitolo 14, sarà il centro mondiale, sarà una specie di, cioè, il centro del mondo sarà il Tempio di Gerusalemme, e le nazioni dovranno mandare delegazioni, rappresentanti, in base alle profezie, a onorare il Dio del cielo nel Tempio di Gerusalemme. Le nazioni che non andranno, Dio manderà maledizioni e sulle loro nazioni non pioverà. Questo lo potete leggere in Zaccaria capitolo 14. Ci siamo? Okay, sì. Ora, questo tempio che dovrà ricevere visitatori di tutto il mondo deve essere una cosa enorme, va bene? Quindi, secondo me, questo potrà avvenire solamente dopo, quando inizia il millennio, dopo la battaglia d'Armageddon, dopo che lì ci sono 2 templi islamici sulla spianata delle moschee, sul monte Moria. Ci sono 2 templi islamici. Allora, durante il millennio il Signore li toglierà di mezzo, li farà, faranno esplodere gli ebrei, cioè. E lì ci sarà un tempio enorme, ci sarà. Ed è per questo che dici che non sarà costruito secondo le misure di Ezechiele, perché dovranno farlo più grande? Sì, perché quello che stanno facendo adesso, che vogliono cominciare a fare, non ha le misure grandi come quelle di Ezechiele 40. Quelle di Ezechiele 40 evidentemente nella mente di Dio sarà fatto per ospitare pellegrini di tutte le nazioni del mondo, un po' come fanno alla Mecca gli islamici per adorare la loro religione. Questo invece sarà per adorare il vero Dio. Ora, siccome i popoli del mondo nel millennio non saranno cristiani, non saranno salvati, non possono adorare Dio in spirito e verità come Gesù ha insegnato ai cristiani in Giovanni capitolo 4,
alla Samaritana. Dovranno adorare Dio secondo lo stile del Vecchio Testamento. Sì. Anche i non credenti dovranno andare, se no Dio li maledice che non manda la pioggia, Zaccaria 14. Ci siamo fino a qui? Non ho capito, no. Perché gli ebrei non costruiscono il Tempio secondo le misure di Ezechiele? Perché non devono farlo più grande, più piccolo? Non hanno tempo, ci sono due templi islamici lì su quella zona, non c'è posto, dovrebbero far saltare per aria i templi e scoppia la guerra mondiale. Sì, però quando verrà l'Anticristo costruiranno il Tempio lo stesso. Sì. E perché cambiano le misure? Cambieranno le misure perché le misure sono in Ezechiele 40, bisogna che quella profezia sia adempita. E quindi secondo me durante il millennio, dopo Armageddon, viene allargato il Tempio. Cioè Ezechiele 40 dà delle misure che gli ebrei adesso non sono preparati a costruire, è troppo grande. Però nel futuro lo faranno? È profetizzato in Ezechiele 40. Ah, okay. È profetizzato che quelle saranno le misure. Quindi così come il secondo Tempio che fu costruito da Ezra, capitolo 3, c'è la ricostruzione del Tempio, va bene? C'è la ricostruzione del Tempio a Gerusalemme, Ezra, ai tempi di profeta Zaccaria e Ageo, questi ricostruirono il Tempio, cioè ai tempi di Neemia, il Tempio, però Erode lo ampliò. Erode, il re di Giudea, un egiziano, per ruffianarsi gli ebrei, che lui non gli interessava assolutamente niente, però per motivi politici, guarda cosa vi regalo, vi ingrandisco il Tempio. Perché ai tempi di Ezra il Tempio fu fatto in fretta e furia, piccolino. Erode lo fece maestoso. Era il Tempio del Tempo di Gesù, che poi fu distrutto dai Romani 70 dopo Cristo, va bene, dal generale romano Tito. Allora, secondo te, il Tempio che sarà costruito con il permesso dell'Anticristo sarà più piccolo verrà ampliato secondo le misure di Ezechiele più tardi? Nel millennio. Okay. Adesso è chiaro. Dopo che non c'è più l'Anticristo a ostruire il piano, dopo che gli islamici si attaccano al tram, non possono più lamentarsi. E se questi qui non vanno ad adorare Dio, il Signore li punisce, queste nazioni. Va bene? Ci siamo fino a qui? Sì. Ho capito. Ok, quindi comunque studiate Ezra capitolo 3 quando ricostruiscono il Tempio. Va bene, è stato nell'anno 536, cioè qui la data, 536 avanti Cristo, Ezra, nel libro di Ezra viene ricostruito il Tempio, 536, va bene, il secondo Tempio. Ecco, vabbè, andiamo avanti, allora qui ci siamo. Sì, sarebbe bello studiare la profezia che parla di questi pesci nel Mar Morto, dove dice che ci sarà vita di nuovo. Sì, ci andiamo lì. Ah, ok. Ci andiamo, qui è molto complessa questa situazione, devo spiegare. No, ma è interessante, sì. Se no i fratelli non capiscono. Sì. Quelli che non capiscono, ci sono fratelli che sono più bravi di me, questi potrebbero insegnare a me. Però ci sono fratelli nuovi che... E allora... Desiree manda una scrittura, no? Qual è? Ezechiele 47:12. Sì, cosa dice? Presso il torrente, sulle sue rive... Cos'è che? Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro... Da un lato e dall'altro crescerà? Crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario, quel loro frutto servirà da cibo e quelle loro foglie da medicamento. Wow. Stanno venendo delle acque e delle foglie che non sono mica normali. E ogni mese faranno frutti nuovi. Questo non è un albero normale. Capito, frutti che sono da medicamento. Altro che farmacie che ti succhiano sangue quando vai a comprare le cose, gratis. Quindi quando andranno lì le nazioni adorare Dio, prendono le foglie per dice, oh, io c'ho un attacco di doppio cancro e tre tumori. Allora 3, 2, 5 foglie, vai, guarito. Allora, questa scrittura viene citata anche da giornali come La Repubblica, così appunto questo che hai letto, Ezechiele 47:12. Va bene, comunque per capire meglio qui dobbiamo allargare un po' il contesto, va bene? Quindi leggiamo non solamente questa scrittura, ma cerchiamo di leggere un po', di capire un po' tutto il capitolo. Vuoi attaccare dall'inizio, Ezechiele 47, verso 1? Ok. Va bene.
Allora, prendi la Bibbia. Devo prendere appunti. Ti stai a... Ezechiele 47, c'è, verso 1. C'è Angela che prende... mentre predica, lei prende appunti. Dio ti benedica, Angela. C'è una mano sul microfono, una mano sulla Bibbia, e con le altre tre sta organizzando il mixer e il microfono. Una cosa nuova oggi. Cos'è nuova? Allora, no, questa profezia di Ezechiele 47, bello studiarla. Bello studiarla, vero? Sì. Vabbè, comunque, senti, è tutto registrato, Angela, te lo puoi meditare con calma. Yeah, don't worry, I will. No, perché lei... Angela vuole prendere appunti direttamente sulla Bibbia, Dio la benedica. Io vi consiglio gli appunti quando frate Furia prende un pezzo di carta e poi elegantemente li scrivete nella Bibbia con una penna a punta fine. Allora, ci sei? Ezechiele 47, sì, dall'inizio. Perché vogliamo leggere tutto il contesto, così che ci capiamo bene la situazione qui, perché qui stiamo parlando tutto sul futuro, va bene? I giornali parlano solo al passato, è successo ieri, passato remoto, morto, sepolto e finito. Invece qui stiamo parlando del futuro. Quindi è bene aprire la saracinesca del cervello qui e capire bene. Man. Dimmi quando sei pronta. Sono pronta adesso. Angela lì che c'è il cappello. Ok, make it. Ma ti vuoi organizzare prima del programma radio? Per cortesia. Però non sapevo che sarà così interessante. Scusa, prima cosa ho detto? Spalancate le Bibbie, tu eri lì che bevevi il tè, cos'è che facevi? No, l'ho spalancato la Bibbia sul computer, però qui devo prendere appunti sulla mia Bibbia personale, nella Thompson che tengo. Ecco, brava, brava. Allora, Angela. Ezechiele 47, verso 1. Attacca il primo verso. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava a est. Perché là? La facciata del tempio guardava a est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del tempio, a sud dell'altare. Ok, quindi ti dà tutte le coordinate, la direzione che l'acqua andrà. Ecco, vedi, su lì ti ho dato la cartina geografica delle direzioni, ce l'hai lì? Sì, ma cosa significa questo est? E ti ho dato la cartina di Israele con i punti cardinali per capire la direzione dell'acqua. Ah. Senti, questa cartina la vuoi mettere sulla radio, per cortesia? Ok, Andrew, you do it. Andrew, can you put this map on the radio, please? I give it to you. Allora, adesso il nostro solerte Andrea metterà la cartina sulla radio, potete scaricarla, perché così vi aiuterà a capire i punti, la direzione dell'acqua. Perché direzione è importante, adesso vedrete perché. Allora, vuoi andare avanti con la profezia? Sì. Verso 2. Poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda a est. Cioè, mi fece girare, vuol dire, mi fece voltare, mi fece guardare in direzione la porta esterna che guarda a est. Va bene? Ed ecco, le acque sgorgavano dal lato destro. Ok. Allora, dal lato destro, va bene, andiamo avanti. Molto dettagliato questo. Molto dettagliato, quando Dio dà dettagli li dà bene. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle caviglie. Ok, quindi quando dice, siccome verso 1 dice la facciata del tempio guarda ad est, va bene, mi segui? Mm-hmm. Guarda ad est, allora quando dice... che l'acqua sgorgavano dal lato destro, che direzione è? Sud. Quindi c'è la facciata verso est e il lato destro è a sud. Quindi andiamo avanti. 3. Verso 3, l'ho letto? L'hai letto. Verso 4. Va bene, allora, l'uomo avanzò con una cordicella e misurò 1000 cubiti. Quanti sono 1000 cubiti? Non lo so. Mezzo chilometro. No. Un cubito sarebbe la lunghezza di dalle dita al gomito ed è quasi più o meno 50 centimetri. Quindi quando dice 1000 cubiti sta dicendo mezzo chilometro. Va bene, quindi misurò mezzo chilometro e verso 4. E poi cosa misurò? Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque. Mi arrivavano alle ginocchia. Ok, hai capito. Quindi altro 1000 cubi, un altro mezzo chilometro. Quindi siamo a 1 chilometro dal tempio, l'acqua arriva alle ginocchia. Avanti. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque. Mi arrivavano ai fianchi. Ok, quindi siamo a 1 chilometro e? E mezzo. E mezzo. Quindi arrivavano ai fianchi. Ci siamo? Mm-hmm. Quindi è bellissimo. Può camminare per 1,5 chilometri. Non vedo l'ora, ragazzi. Lì ne saremo nel millennio lì.
Allora. Misurò altri 1000 cubiti. Era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute. Erano acque nelle quali bisognava nuotare. Okay, un fiume che non si poteva attraversare. Quindi altri 1000 cubiti, siamo a quanti chilometri? A 2. 2 chilometri. Quindi a 2 chilometri può nuotare? Ok, tu sei una bravissima nuotatrice. Oh, well, not really. Preparati. No, no, tu nuoti bene. Allora, andiamo al 6. 6. Egli mi disse, hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nella Araba. Alt. Allora, se queste acque si dirigono alla regione est, la facciata del tempio è diretta alla regione est. Quindi, qui c'è un'altra cartina. Vediamo un po' qui. Va bene, sì, è un po' foggy. Vabbè, comunque va, lasciamo, è sufficiente una cartina. C'è un'altra cartina qui che ti dà. Dunque, questa diverse Bibbie traducono qui dove dice Araba, va bene, credo anche la Diodati dice Araba. Ci sono Bibbie, va bene, Bibbie inglesi che dicono, la chiamano la Valle del Giordano, le chiamano. Va bene, perché nell'ebraico Araba vuol dire quello. E la valle, zona araba, del Giordano, quindi sarebbe praticamente, le Bibbie sono la New King James inglese, l'Amplified, ok, la zona araba, e sarebbe la valle oriente di Gerusalemme, quindi davanti alla facciata del Tempio, quindi sarebbe la zona, capito, che Israele ha occupato nella guerra dei sei giorni. Nella guerra dei sei giorni Israele occupa questa zona, infatti si chiamano territori occupati, va bene, e c'è che stanno problemi politici. Allora, quindi la scrittura continua verso 8, la scrittura dice, e queste acque sboccheranno nel mare, dice così la scrittura verso 8, giusto? Sì. Allora, quale mare? La parola mare qui nell'ebraico non è mare, e vuol dire mare, acque, mare contaminato. Che si traduce anche mare morto. Oh, wow. Quindi sta dicendo l'acqua di Gerusalemme arriverà al mar morto. Wow. E poi la scrittura continua, verso 8, entrate nel mare, la parola è maim in ebraico, M-A-Y-I-M, maim in ebraico, quindi la parola mare è maim, mm-hmm. che ripeto indica un mare contaminato. Mm-hmm. Contaminato da cosa? Dal sale. E quindi i pesci sono tutti morti, no? Però la scrittura conclude verso 8 e dice le sue acque saranno risanate. Oh, e qui veniamo, stiamo adesso finalmente possiamo cominciare a spiegare la profezia. Le acque vengono risanate, il mar morto verrà risanato, sta già cominciando ad essere risanato dalle acque che arriveranno del tempio, ma che già sono arrivate e non si sa come. Mm-hmm. Okay, capito? Allora, è tutto presentato in Ezechiele 47, dal primo versetto dove dice che delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio e arrivano al Mar Morto in verso 8 e sì. Le sue acque saranno risanate. Sì, ma continua la profezia. Vai al verso 9. Verso 9. Aspetta, prima voglio leggerti l'Amplified inglese, poi leggi ti ho dato l'Amplified in inglese, la versione, leggi in inglese, Ezechiele 47.8, ce l'hai? Sì, Ezechiele 47.8. Sì, l'Amplified è una Bibbia amplificata in inglese che amplifica, è un po' come c'è dentro dizionari, enciclopedia, e spiega le scritture, spiega le parole, molto bello, Amplified in inglese, allora, vai. Then he said to me, these waters pour out toward the eastern region and go down into the Araba. Araba, la stessa parola. And on into the Dead Sea. Dead Sea. And when they shall enter into the sea of putrid waters, the waters shall be healed and made fresh. Ok, allora, questa in parentesi l'ha messa la Bibbia, non io, eh. Quindi quando dice le acque arrivano nell'Araba, in parentesi la Bibbia dice la valle del Giordano e poi quando dice entrano nel mare, però la parola mare qui abbiamo visto è maim, che vuol dire acque putride. Loro traducono direttamente the Dead Sea. Sì, ecco, qui questa Bibbia ti dice putrid waters, quindi acque contaminate, quindi non dice il mare, mar morto, dice acque contaminate. E poi dice
E le acque saranno guarite e rese fresche. Ci siamo? Sì. Quindi quando queste acque arriveranno dal Tempio, risaneranno ovunque vanno. E va bene, un po' un'immagine dello Spirito Santo. Adesso puoi leggere verso 9. Verso 9. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Ovunque arriva il fiume che procede da sotto il tempio, va bene, risanerà tutto. Mm-hmm. Questo significa che cosa? Significa che il Mar Morto sarà risanato e dice che vi sarà anche abbondanza di pesci. Sì. Da qui l'importanza dell'apparizione dei pesci per la prima volta nel Mar Morto. Wow. Significa che questa profezia che parla del regno di Dio sulla terra si prepara ad essere adempita. Ecco perché è importante questo articolo giornale, che Dio benedica i fratelli che hanno scritto. Che succede? Perché adesso anche i giornali parlano del presagio della fine del mondo. Infatti non è la fine del mondo, ma è la fine del loro mondo, è la fine del mondo di questi giornali, della Repubblica, del Messaggero, Corriere della Sera, New York Times, Washington Post e tutti i giornali anticristo. È la fine del vostro mondo, cari giornali, perché sta cominciando il mondo di Cristo, il mondo del regno di Dio sulla terra. D'accordo? Abbiamo letto, vediamo un po', andiamo avanti a leggere. Angie, quando è finito di prendere appunti, c'è ancora un'altra scrittura. Adesso, sì, sì. C'è Angie che scrive a due mani. Allora, Ezechiele 47:10. E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori. Da Engedi fino ad Englaim sarà un posto dove si stenderanno le reti. Il suo pesce sarà dello stesso genere e in grande quantità, come il pesce del Mar Grande. Cioè, capite, ci saranno che pesci bello. Di acqua salata, mm-hmm. cosa impossibile. Questo è un altro miracolo. Cioè, nel fiume puoi pescare le trote, puoi prendere i cranchi, puoi prendere anguille di acqua dolce. Non puoi prendere i pesci del Mar Grande. Il Mar Grande, a proposito, sapete cos'è il Mar Grande, no? È il Mediterraneo, sì. Che per Israele il mare grande era il Mediterraneo. Quindi acqua salata, acqua salata, pesci di acqua salata, che è completamente diversa. I pesci d'acqua salata hanno un sapore completamente diverso dai pesci d'acqua dolce, sono più saporiti, eccetera. E dice che in questo lago, va bene, il Mar Morto, che diventerà, probabilmente lo chiameranno Mar Vivo, va bene, Mar Miracolato, ok, ci saranno pesci di e com'è possibile? È un miracolo, perché l'acqua che entra non è acqua salata, è acqua dolce al punto che purifica tutto, va a diventare tutta l'acqua dolce, però i pesci saranno, quindi praticamente, ti ricordi che noi dicevamo, senti, dobbiamo trovare qualche modo di coltivare i pesci qua, di fare una coltivazione di pesci, così che quando ci sono più soldi, mangiamo i pesci, ti ricordi? Sì. E non ci siamo ancora riusciti, non siamo ancora troppo riusciti ad organizzarci qui. No, una bella idea, però ci vuole tempo. Ecco, vorremmo fare una piscina, qualcosa con dei pesci, così che quando è ora di cucinare, mia moglie va, pesca un pesce e lo cucina. non siamo ancora arrivati a quel livello. Consiglio a tutti i fratelli che vi siete piazzati nel terzo mondo con una casettina, fate un piccolo vivaio di pesci. E questa è un'ottima per sopravvivere. Ecco, allora perché dico questo? Perché Dio ha fatto proprio questo, una piscina enorme. Se vedi il Mar Morto è grandissimo, sarà, non so, 7, 8, 10 volte il Mar della Galilea, dove c'è pieno di pesci. Okay? E quindi diventerà un grande vivaio di pesci, ci siamo? Sì. Per nutrire Israele. Pensa che l'amore di Dio. Alleluia. Grazie Gesù. Gloria al Signore. Senti, vuoi andare avanti a leggere, verso 11? Ezechiele 47. Sempre 47. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. Pensa un po' al Signore com'è, pensa tutto. Dice acquitrini e paludi no, non saranno risanati, perché? Perché Israele ha bisogno di sale. Il Signore si preoccupa nei dettagli. Verso 12. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario. Il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. Alleluia! Quindi frutti per mangiare e foglie per guarire.
Allora, storicamente questa profezia si riferisce al millennio, va bene? Quando Dio guarirà i popoli allora viventi sulla terra, popoli che si rivolgeranno a Lui e al suo Cristo. Ci siamo? Sì. Quindi popoli che andranno ad adorare Dio a Gerusalemme e lì si rinfrescheranno, prenderanno chi è malato, guarirà, eccetera. Allora, su questo punto qui abbiamo... Isaia cosa dice? Isaia nel 700 avanti Cristo, molto prima. Isaia 57, ce l'hai? 18-19. Sì. Io ho visto le sue vie e lo guarirò. Lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Io metterò le lode sulle sue labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore, io lo guarirò. Alleluia, quindi Isaia profetizza, Isaia 57, 18 e 19, profetizza che avveniva la guarigione. E Osea cosa dice? Osea 14. Osea 14, da 4 a 7. Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è stornata da loro. Gloria a Dio. Io sarò per Israele come la rugiada. Alleluia. Egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. Il Libano, amen. I suoi rami si stenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo. Alleluia. E la sua fragranza come quella del Libano. Del Libano, del gloria Libano. A Dio. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Alleluia. Quindi adesso facciamo attenzione alle seguenti profezie di Zaccaria. Okay? Si tratta della profezia di Zaccaria, okay? Che parla del risanamento delle acque del Mar Morto che abbiamo appena studiato. Ecco, Zaccaria qui conferma, Zaccaria ha vissuto 520 avanti Cristo. Allora, il profeta Ezechiele ha parlato di questo e Zaccaria lo conferma, va bene? E allora, Ezechiele aveva profetizzato nel 574, va bene? Quando il profeta Ezechiele era prigioniero in Babilonia, 574. Una profezia della quale anche i giornali adesso ne parlano, quindi siamo nell'anno 487, quindi dopo Ezechiele, e il profeta Zaccaria dice. Zaccaria 14, 8 e 9. E in quel giorno... Attenzione, quale giorno sta parlando? Parla del giorno del principale evento di cui questo capitolo parla, che è... Cioè, cosa parla Zaccaria 14? In quel giorno! Ecco, qui Zaccaria 14 sta parlando di Armageddon. Studiate bene Zaccaria 14. Ah, quindi sì, quindi sì, Zaccaria sì. Dice, in quel giorno, quale giorno? Armageddon, cioè, quando, giorno del Signore, diciamo. Quando arriviamo noi con i cavalli bianchi con Gesù a distruggere l'anticristo. Allora, in quel giorno, cosa dice? Avverrà cosa? E in quel giorno avverrà che delle acque vive usciranno da Gerusalemme. Capito? Qui abbiamo la data esatta quando le acque usciranno. In quel giorno. Cioè, a questo punto Dio comincia a fare i miracoli soprannaturali, che sono i miracoli millenari, i miracoli che, del millennio, miracoli che adesso non possono avvenire, queste acque adesso non possono uscire, perché il mondo non è pronto per queste cose. Allora, quando è che Dio comincia a farli uscire? In quel giorno, durante Armageddon, al principio di Armageddon, a metà, alla fine, Armageddon, la battaglia dura 45 giorni, qui non sappiamo la data, però in quel periodo, va bene, il giorno del Signore, quanto tempo dura il giorno del Signore? Sappiamo da altre profezie che dura 40 giorni. 45. 45, il giorno sì, del sì, Signore, sì. Lo sappiamo dalla profezia di Daniele 12, 11 e 12. Va bene, abbiamo studiato, ci vuole un po' capirlo lì. Sono 45 giorni di Armageddon. Quindi in quel giorno, il giorno del Signore, sono 45 giorni. In quel giorno, quindi dice, durante i 45 giorni, cosa dice? Delle acque, avverrà che le acque vive, che danno vita, usciranno da Gerusalemme. Quindi la stessa profezia di Ezechiele? Solo che Zaccaria ci specifica anche quando succederà, perché esatto. Zaccaria 14 parla tutto il capitolo della battaglia di Armageddon. Esatto, solo che Ezechiele profetizzava nel VI secolo avanti Cristo, Zaccaria profetizza nel V secolo. Mm-hmm. Ho dato le date prima. Ok. Allora, quindi circa dopo un secolo Zaccaria ci dà la perfetta continuazione delle acque che sgorgeranno da Gerusalemme, delle quali Ezechiele ci aveva anticipato, però Zaccaria ci dà il momento. Quando avverrà? Durante la battaglia di Armageddon, del quale Zaccaria 14, un capitolo, è tutto su quel punto lì. Zaccaria 14, leggetelo, rileggetelo e capitolo bene, l'abbiamo studiato diverse volte.
Va bene, studiate bene il corso biblico, i fratelli che non hanno fatto il corso biblico, per cortesia, a prestare attenzione. Allora, dice Zaccaria, metà di queste acque si volgerà verso il mare orientale. Allora, qual è il mare orientale da Gerusalemme? Ricordate che il Tempio di Gerusalemme è il centro del mondo, è il centro della Bibbia, quindi tutto va giudicato dal punto di vista di e Gerusalemme e specialmente il Tempio. Allora dice, metà dell'acqua volgerà verso il mare orientale, quindi oriente a oriente del Tempio. Cosa c'è a oriente del Tempio? C'è il Mar Morto. All'est, sì. Va bene, cioè oriente di Gerusalemme. Poi dice, l'altra metà verso il mare? Occidentale. E qual è? Il mare Mediterraneo, che è a ovest di Gerusalemme. Mm-hmm. Vedi la cartina? Ho messo la cartina sulla radio, Andrea. Sì. Perfetto, allora lì c'è la cartina, ho costruito anche una bussola a scanso di equivoci, quindi c'è una doppia V, vuol dire west, quindi north, west, east and south, quindi in italiano nord, west vuol dire occidente, oriente e sud. Allora, quindi a occidente di Gerusalemme c'è il Mar Grande. Allora, andiamo verso, dove che siamo? Siamo in verso 8, abbiamo letto. Sì, poi dice, ha letto tanto d'estate quanto d'inverno? No. Ecco, vabbè, l'ho letto io. Allora, vuol dire che sia d'estate che d'inverno quest'acqua fluirà dal Tempio, da sotto il Tempio. Cosa vuol dire questo? Che non ci sarà siccità d'estate, non ci sarà alti e bassi, sarà una cosa fissa, fluida per tutti i mille anni, una cosa miracolosa. Va bene? Bello. Sì. Vai al verso 9, per cortesia. Zaccaria 14:9. Sì. E l'Eterno sarà re di tutta la terra, e in quel giorno l'Eterno sarà l'unico, okay. E unico sarà il suo nome. Ora, quindi qui ci dice che quando avverrà questo, in quel tempo, l'Eterno Dio, Gesù Cristo, Yahweh, che è una persona nello spirito, sarà re di tutta la terra. Cosa sta dicendo questo? Sta dicendo che questo evento sarà a cavallo tra Armageddon e millennio. Sta dicendo che questo avverrà quando Dio sarà in controllo. Sì, sì, sì. Ci siamo? Non ci sarà più anticristo, diavolo, sì. Ecco, allora, e adesso andiamo al significato dei pesci, che io ho qui degli appunti, ho degli appunti su questi pesci. Allora, il fatto che i pesci stanno adesso cominciando a vivere nel Mar Morto, cosa significa? È segno che l'adempimento della profezia di Ezechiele 47:9, va bene, che parla appunto del ritorno dei pesci in abbondanza, d'accordo? È vicina e adesso sta cominciando, perché tutti sono scioccati, pesci nel Mar Morto, ma questo è come dire uccelli che volano nel fuoco, c'è una cosa che fino adesso infatti i giornali anche loro sono scioccati. Quindi sta dicendo che il fatto che comincia a venire il Mar Morto è l'adempimento di questa profezia, va bene? Che appunto parla, Ezechiele 47:9, di pesci che tornano in abbondanza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il tempo è vicino, il tempo di cosa? È un'altra conferma che siamo negli ultimi tempi e che Gesù sta tornando, gloria a Dio, amen? Amen. Allora ci stiamo barcamenando qui, sì. No? Fratelli, no, è super interessante. È tutto registrato, quindi poi vi do tutte le referenze, studiatele, se Gesù vi dà delle rivelazioni che a me non me la date, per cortesia, informatemi, va bene? Va bene, io sono solo un'antenna qui, ma un'antenna un po' vecchia. Vecchiotta, forse un po' arrugginita. Quindi voi che siete antenne nuove, belle, giovani e fresche, fatemi sapere cosa ricevete. Torniamo a Ezechiele 47. Ok. Allora, verso 1 cosa dice? Le acque uscivano? E che le acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est. Scendevano da sotto il lato destro del Tempio a sud dell'altare. Ok, allora est e a sud. E verso 8? Quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nella Raba. Ok, abbiamo già spiegato cos'è questo. E sboccheranno nel mare. Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate. Ok, questo abbiamo letto questo, e allora facciamo dei commenti su questo. Studiamo un po' in più profondità. Dunque, il Mar Morto, voglio dire, è probabilmente la località dove sorgevano Sodoma e Gomorra, va bene? Ora immagino che il Mar Morto era stato a quei tempi un normale lago pieno di pesci e tutto,
per qualche motivo Dio, oltre al fuoco su Sodoma e Gomorra, fa piovere anche il sale su Sodoma, e la moglie di Lot, appunto, viene tramutata in sale. Apparentemente, anche nel lago adiacente, questo bellissimo lago che ormai i sodomiti non meritavano più, questo lago vicino a Sodoma, anche lì deve essere piovuto del sale, e va bene, e in tale abbondanza che questo può essere il motivo per cui tale lago diventa pieno di sale, al punto di far morire ogni pesce, ogni forma di vita in esso, e appunto diventa il Mar Morto. Questo lo dico. Però io non è necessariamente una rivelazione del Signore, quindi è inutile che lo cercate nella Bibbia, non c'è, d'accordo? Vabbè, quindi io secondo me questo lago Mar Morto è diventato morto quando fuoco e sale cascata su Sodoma, infatti Sodoma è un grandissimo deserto, non cresce niente, e anche il mare è morto anche il mare, non, nessun pesce. Allora, comunque lasciamo queste congetture, che sono congetture, andiamo avanti con i fatti, no? Allora, mi dai il verso 9 di nuovo? Ezechiele 47,9. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Wow, ovunque arriva il fiume, tutto vive. Quindi un'acqua non è mica normale quest'acqua, eh? Va bene? Allora, vai anche, dammi anche il verso 12. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario, il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. Ecco che abbiamo letto prima. Allora, ricordandoci adesso. Cerchiamo adesso di ricordarci la cronologia, il momento storico di cui qui parla. Abbiamo visto che la profezia di Daniele, pardon, di Ezechiele 47 è la stessa di Zaccaria 14, va bene, riguardo alle acque. E che nel contesto, abbiamo visto, parla della battaglia di Armageddon, va bene? E la battaglia di Armageddon termina con l'inizio di cosa? L'inizio del Millennio. millennio, perfetto. Allora, cosa significa questo? Significa che. Qual è il significato delle acque che sgorgano dal tempio, da sotto il tempio? E che il tempio sarà naturalmente il terzo tempio, e che risanano il Mar Morto e tutto il resto, e le foglie medicinali. Allora, qual è il significato? Il significato è che conoscendo gli eventi di Apocalisse, capitoli 20 e 22, da 20 a 22, 20, 21, 22, il significato è che queste sono, cosa rappresentano queste cose? Cioè, di cosa sto parlando? Non sto parlando solo dei pesci che sono apparsi adesso, sto parlando delle acque vive che usciranno all'inizio del millennio. Sto parlando delle foglie che danno guarigione. Qual è, perché all'inizio del millennio Dio dà foglie che guariscono e acque che danno vita? Perché questa qui sarà una rappresentazione, un'anticipazione, una proiezione profetica che illustrerà. E cose che dureranno per 1.000 anni, ovviamente, che Dio userà anche per mostrare agli abitanti di questo periodo, la gente che vivrà nel millennio, cioè gente che avrà bisogno di convertirsi a Cristo in questi 1.000 anni, anche se il diavolo sarà imprigionato, Apocalisse 20, verso 1, imprigionato, però questa gente dovrà ancora convertirsi, che i salvati sono già in cielo, mi segui? Allora, perché Dio dà questa rappresentazione all'inizio del millennio? Cioè, Dio darà questo come esempio, cioè sto parlando dell'acqua e delle foglie, Sì. sarà un esempio dell'acqua di vita e le foglie per la guarigione finale delle nazioni quando la terra sarà ricreata, quando? Dopo i 1.000 anni del millennio, quando i 1.000 anni saranno passati. Dio ricreerà una nuova terra, un nuovo cielo, vedi Apocalisse 21.1, va bene? E in questa nuova terra ci sarà la Nuova Gerusalemme, e dalla Nuova Gerusalemme, che è un po' come il tempio del millennio, il tempio del millennio che l'acqua esce sotto, il tempio del millennio rappresenta la Nuova Gerusalemme. L'acqua che esce da sotto il tempio rappresenta l'acqua che esce dalla Nuova Gerusalemme, dal trono di Dio. Wow, Mi segui? sì. Oh, allora, questo è il motivo profetico. Per quale motivo Dio all'inizio del millennio deve dare acqua che dà vita e foglie che guariscono?
È una profezia che dice: "Ehi, tenete duro, convertitevi, zucconi, perché sta arrivando the real thing, la vera cosa." La vera acqua, non solo che dà vita ai pesci e magari ti toglie l'artrite, ti guarisce da qualche cancro, no, ti dà vita eterna. Va bene? Sì, no, guarda, io pensavo come mai sappiamo in Apocalisse 22, nella Nuova Gerusalemme, c'è già l'acqua della vita e questo albero che porta frutto ogni mese. E come mai sulla terra c'è questa acqua e Guarda, questo albero? perché non lo leggiamo? E dopo commentiamo. Apocalisse 21:2. Apocalisse 21, 2. Sì. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Ok, Dio. attenzione, questo è il trono di Dio. Va bene, Sì. che il tempio che sarà costruito rappresenterà a chi? Non a noi che saremo in cielo nel millennio, ma rappresenterà ai non salvati che c'è un Dio. Ok, il Tempio di Gerusalemme rappresenterà il trono di Dio che arriverà dopo il millennio. Leggi l'Apocalisse 22, 1 e Apocalisse 22, 1 a 3. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Essa dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Ok, e Quindi sembra la stessa cosa. leggi anche la stessa cosa, leggi anche versi 14 e 15, stesso capitolo. Apocalisse 22, Sì. 14 e 15. Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Ci siamo? E quindi queste foglie sono per guarire quelli che vivranno nella nuova terra, gente che ha scampato per il rotto della cuffia, per the skin of the teeth, si dice. Skin of the teeth, rotto della cuffia, hanno scampato il giudizio del trono bianco e invece andare al lago di fuoco vanno nella nuova terra, dove ancora vivranno come oggi. Si svegliano la mattina, vanno a dormire, c'è il sole, tramonta il sole, però non muoiono. Questa è l'unica differenza, però sono ancora conciati male perché non hanno ancora Cristo. Quindi le foglie dell'albero della vita sono per la loro guarigione perché sono conciati male spiritualmente, adulteri, adoratori di demoni, eccetera, ancora nella nuova terra perché questi non erano salvati in Cristo, perché solo per le opere hanno superato. Ora, nel verso Ezechiele 47:12, no, è Zaccaria. Zaccaria abbiamo letto, e legge Ezechiele 47:12. Lungo il fiume su entrambe le due sponde? Ezechiele 47,12. Sì. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno? Porteranno frutto ogni Ogni mese. mese, ok, fermati lì. Adesso torna di nuovo a Apocalisse 22, 2. E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni Ok, mese. capito, quindi è lo stesso questo albero qui che verrà dopo il millennio che cresce a Nuova Gerusalemme, va bene? È un parallelo degli alberi che cresceranno vicino all'acqua che esce dal tempio all'inizio del millennio. È un albero fisico, è un albero materiale che rappresenta l'albero spirituale di Nuova Gerusalemme e tutte e due portano frutti ogni mese. Infatti io credevo che è la stessa cosa e si No! può confondere qui. Eh Perché sì, appunto voglio spiegarlo. entrambi sono come medicamento per Sì. le guarigioni delle nazioni. Mentre questo all'inizio del millennio è profetico per quello che verrà, perché questo qui le foglie guariscono fisicamente, il corpo fisico, malattia fisica. Invece le foglie dell'albero della vita, dopo il millennio, sulla nuova terra e la nuova Gerusalemme, è una cosa spirituale. Va bene? Leggi di nuovo Apocalisse 22, 14 e 15 perché mi sembra di vedere qualcosa che non ho visto prima.
Apocalisse 22, 14 e 15. Sì, ripeti qua. Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i maghi. Beati coloro che? Che adempiono i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Ok, e fuori? Fuori i cani, i maghi, i fornicatori. Okay. Allora, chi mangia il frutto dell'albero della vita può entrare nella porta della città. Mi okay. segui? Allora, fuori dalla città ci sono i cani, gli idolatri, eccetera. Quindi, le foglie dell'albero della vita sono per la guarigione di chi? Delle? Delle nazioni. Delle nazioni. E quindi le foglie li guariscono questi qua. Sono foglie dell'albero della vita, quindi cos'è esattamente lo vedremo, però c'è qualcosa a che fare con la vita. Non è l'albero che guarisce la malattia fisica, dà la vita. Allora poi dice, beati chi mangi frutto dell'albero della vita. Quindi le foglie sono per guarire spiritualmente. E quindi questo potrebbe significare che questa gente della nuova terra, va bene, se superano le prove delle foglie dell'albero della vita, che accettano la guarigione spirituale della loro idolatria, possono mangiare anche il frutto dell'albero della vita. Cioè questo frutto dell'albero della vita non è lì solamente per farle morire d'invidia. Dice il frutto che se lo mangio entro nella nuova Gerusalemme, però non posso mangiare al massimo una foglia. E non credo che sia così. Io credo che uno che supera, che viene guarito dalle foglie, lì è una cosa spirituale, bisognerà accettare Cristo. Bisogna, praticamente credo che questo rappresenti anche una salvezza della grazia di Dio anche per la gente che sarà nella nuova terra. Va bene? E quelli che saranno guariti dalle foglie, credo che potrebbe significare che possono accedere a mangiare il frutto dell'albero della vita e quindi entrare nella nuova Gerusalemme. Ex idolatri, ex indemoniati, ex adulteri, ma eravamo tutti così? Perché noi sì e loro no? Siamo più belli noi, siamo più santi di loro? No. Cioè io qui vedo l'amore di Dio, vedo il perdono di Dio, il piano di Dio che tutti possono essere la sposa di Cristo. Non è possibile, fin quando uno non si pulisce dalla sua sporcizia. Come si pulisce? Attualmente col sangue di Cristo. Nella nuova terra dopo il millennio il sangue di Cristo è rappresentato dalle foglie e dal frutto dell'albero della vita, e quindi anche questa gente idolatra la nuova terra, ripeto, accettando le foglie, che non tutti lo faranno, accettando il frutto, che non tutti lo faranno, potranno accedere, credo io, va bene, la nuova Gerusalemme. Poi va bene, Angela, a te la parola. Ok, allora se ho capito bene faccio un riassunto, e con questo credo che abbiamo finito, più conciso possibile. Questa profezia di Ezechiele 47, che riguarda le acque che risanano il Mar Morto e la vita e la guarigione delle nazioni, si riferisce al periodo del millennio, e queste acque escono dal tempio fisico degli ebrei. Da sotto. Da Gerusalemme fisica. Da sotto il tempio. Da sotto il tempio, però escono sì. dal Gerusalemme fisica. Sì, quella che sarà costruito con l'inizio del benestare dell'Anticristo. Mm-hmm. Però che lo benedirà Dio, tra l'Anticristo no. Mentre Apocalisse 22 parla delle acque che escono dall'albero della vita. Dalla nuova Gerusalemme, dal trono di Dio escono. Che sarà dopo il millennio, durante il nuovo cielo, nuova terra, esatto. Nuova Gerusalemme. Esatto. Quando tu hai detto che dopo il millennio Dio he burns the whole earth, the surface brucerà of the earth. Il pianeta, Apocalisse 20, 9 e 10. E quando Dio brucia tutta la pianeta, brucia anche il Tempio? Sì. Perché non ci sarà più bisogno del Tempio in Gerusalemme, perché c'è la nuova Gerusalemme che scende dal certo. cielo come Tempio di Dio. Sì, infatti nella nuova Gerusalemme c'è una scrittura che dice in essa, nella nuova Gerusalemme, io Giovanni non vidi nessun Tempio. Capisci? Mm-hmm. Non servirà più il Tempio, perché dice il Tempio è il Dio e il suo agnello, sono loro. E noi il corpo di Cristo. Ok, quindi durante il millennio ci sarà queste acque vive che saranno come un medicamento, come simbolo dell'acqua della vita e dell'albero della vita che verranno dopo il millennio. Esatto. Bellissimo questo. Esatto. Non l'avevo mai visto prima. Esatto. Nella Bibbia. Meraviglioso. Super. Gloria, gloria. Grazie Bene, Gesù. Qui i fratelli fanno domande così che loro, sai, poi ci vuole...
mezz'ora, un'ora a rispondere, ma è colpa loro che fanno domande così. Sto scherzando. Sì, no, è molto interessante. Alleluia. Grazie Gesù. Infatti c'è Francesco che ha scritto 15 minuti fa, dice: pace fratelli, ottima spiegazione della profezia. Ho provato a verificare la fonte di questa notizia e risulta che il fotografo che avrebbe fatto quelle foto parla di tutt'altro. Sì, perché non lo capiscono le profezie. Quello è un ebreo, sì. Mica capisce l'Apocalisse. Gloria, gloria, alleluia. Allora, comunque, Angela, se tu hai capito, direi che anche per te. No, l'ho capito, sì. Ho capito. Vabbè. Molto più di quello che mi aspettavo, perché ho letto un po' quello che tu hai studiato su questa profezia, però non avevo capito tante cose come adesso quando l'hai spiegato bene. Quindi grazie. Sì, ma sai, quando studiamo le profezie, cioè io sono anni ormai che non riesco più a studiare le profezie senza avere e vedere delle cose nuove in continuazione. Bello, sì. Perché quando hai lo Spirito Santo, e come noi tutti questi anni facciamo Radio Blast e ogni programma è diverso. E quindi, neanche se cerco riesco a fare due fotocopie. Mm-hmm. Perché se abbiamo lo Spirito Santo, se abbiamo l'unzione, se non seguiamo qualche teologia di qualche seminario biblico, ma seguiamo lo Spirito Santo, sarà sempre diverso, sempre nuovo. Così deve essere, fratelli. Grazie Gesù. Allora facciamo una pausa e mettiamo un bel canto. Ascoltiamo Gesù ritornerà e rapirà la Chiesa. E poi andiamo ad alcune testimonianze inviate dai fratelli. Bene, preparatevi fratelli che arriva. E abbiamo preso ricevuto l'antipasto, adesso andiamo al secondo piatto. Amen. Gesù ritornerà. Ancora un po' che poi.